a tavola con i libri. Sergio Dalla Valle, in direzione della cifra, la scienza della parola, l'impresa, la clinica. Edito da Spirali nel dicembre 2011. Il libro è l'itinerario intellettuale inedito di uno psicanalista laico, la cui formazione universitaria in psicanalitica non è passata per la medicina né per la psicologia. Tra l'altro, per Freud, la medicina è di intralcio rispetto alla formazione dello psicanalista. Il libro è denso. E anche per questo è completato da un indice dei termini. Si possono fare vari viaggi di lettura non lineare. Una ricerca di quasi 40 anni, un'esperienza di impresa e di scrittura. Vive e lavora a Bologna e a Milano. Questo è il suo primo libro. E ha pubblicato centinaia di testi per Spirali, Feltrinelli, Marsilio, Sugarco. In direzione della cifra, la scienza della parola, l'impresa, la clinica, il libro di Sergio Dalla Valle è di più di un'introduzione alla scienza della parola che Armando Verdiglione chiama ciframatica, che è addirittura un'altra cosa rispetto alla psicanalisi. Il libro è diviso in due sezioni, la nostra psicanalisi e la ciframatica, la scienza della parola. Ci sono quindi termini per intendere la differenza e la specificità di entrambe. In direzione della cifra, in direzione della qualità della vita, che è qualità intellettuale, non in direzione della quantità della sostanza. Qualità dell'impresa, riviste, libreria, brain working, organizzazione di eventi culturali, artistici e scientifici. Anche impresa clinica, non nel senso dell'ospedale, ma in quello della piega della parola e delle sue risorse. Dal libro di Dalla Valle si evince che ciascun caso è intellettuale e non è più psicopatologico, non più psichiatrico, non più psicofarmacologico, ma anche non più sociologico, psicologico, antropologico, biologico. Le tesi organicistiche sono queste. Siamo oltre la critica ideologica dello spaccio legale degli psicofarmaci e dello spaccio illegale delle droghe, che sono esattamente la stessa cosa. Il libro di Sergio Dalla Valle è anche oltre la tesi dell'esistenza della malattia mentale di Thomas Sacks, perché la parola in sé non è mentale né mentalizzabile. Infatti, nel capitolo La strada della salute parla proprio dei modi e dei mezzi della parola, nulla a che vedere con i modi d'essere e i modi di avere delle iene sociali. Che cosa guarisce? La sostanza, farmaco, droga? O la mentalità, la schiera e la schiatta delle psicoterapie? Guarisce la parola? Questo è Freud. È la talking cure. Questo è Sergio Dalla Valle. Leggiamo dal capitolo Liminari un destino sì funesto e poi diciamo perché. Quando nel dicembre 1976 partecipai per la prima volta a un congresso organizzato da Armando Verdiglione, La Follia, i libri più venduti in materia di psicanalisi erano La crisi della psicanalisi di Erich Fromm e lo psicanalismo di Robert Castello. Di Sigmund Freud erano disponibili pochi titoli, in alcuni casi tradotti dall'inglese e non dal tedesco. E l'edizione della sua opera Omnia, iniziata nel 1966, quasi 30 anni dopo la sua morte, andava a rilento. Del resto, lo stesso Fromm avrebbe pubblicato qualche anno dopo un libro dal titolo Grandezza e limiti del pensiero di Freud. E il curatore dell'opera Omnia di Freud, Cesare Musatti, presidente emerito della Società Psicanalitica Italiana, in un dibattito dal titolo Marxismo e Psicanalisi,
sempre nel 1976, dichiarava bellamente che, come nell'est europeo, da lì a pochi anni gli psicanalisti sarebbero spariti. Scompariranno come le balie, i precettori, i maggiordomi, i guardiaportoni, i palafrenieri, gli autisti privati. In breve, in Italia la psicanalisi sembrava finita prima ancora di cominciare. Quella psicanalisi, compromessa com'era con la psichiatria e la psicologia, quale interesse poteva avere per i giovani, le donne, gli studenti che con il 68 avevano aperto una breccia culturale e politica e non volevano rientrare nell'ideologia o nella sua radicalizzazione? Il terrorismo. Allora diciamo perché? Perché dopo 36 anni il panorama sembra immobile, come nelle sabbie immobili degli aforismi di Giuseppe Pontigia. In queste sabbie sembra preso anche l'insegnamento del maestro di Sergio Dalla Valle, Armando Verdiglione. Sabbie fiscali, insondabili, intoccabili, invincibili, illeggibili. Non a caso l'ultimo paragrafo del libro è intitolato La fiscalità e il valore intellettuale. Occorre quindi che altri sappia che questa è un'altra psicanalisi. Appunto, il libro conclude intorno alla questione del valore assoluto, non dei valori convenzionalmente condivisi, legali o illegali, verificabili o falsificabili. La psicoterapia, che è solo un braccio dell'ideologia e della mentalità che sta cercando di governare il pianeta, perlomeno occidentale, deve il suo trionfo alla negazione di Freud e della psicanalisi, a partire proprio dal 1936, quando con l'avvento del nazismo chiuse l'Istituto Psicoanalitico di Berlino e diventò Istituto di Psicoterapia. La psicoterapia deve il suo trionfo all'accettazione della valutazione sociale, che è modo del conformismo e dell'anticonformismo, ossia della svalutazione della vita. Le infinite vie della ricerca e della lettura di Sergio Dalla Valle, come quelle sulle strutture linguistiche che chiamiamo discorsi, discorso paranoico, isterico, ossessivo, schizofrenico, fanno passare in seconda istanza la possibile obiezione che il suo testo sia sin troppo nel solco dell'elaborazione di Armando Verdiglione. Per altri è un pregio. Sergio Dalla Valle, In direzione della cifra, La scienza della parola, l'impresa, la clinica, edito da Spirali.